il dettaglio. Si occupa di grandi temi, non di cose specifiche, di cose dettagliate. Si occupa di tendenze generali. Ecco, ha questa capacità di osservare e vedere, diciamo così, il generale. Quindi ha una visione veramente d'insieme e si perde i dettagli. Ad esempio, in una relazione sentimentale affettiva, ciao Giuseppe Del Preto, aspetta che ti chiamo. In una relazione, ad esempio, in una relazione sentimentale affettiva, si perde il dettaglio, ma si guarda l'insieme della relazione. Ad esempio, si dà grandi obiettivi. Vuole avere una visione di insieme, vuole sapere cosa accadrà, diciamo, nei prossimi mesi, nei prossimi anni a livello macro, quindi ha dei macro obiettivi, diciamo così. Ha dei macro obiettivi, sì, anche la sessualità viene vissuta in modo diverso, viene proprio vista la vita in modo diverso. Ad esempio, macro obiettivi cosa possono essere? Beh, il matrimonio, che è la convivenza. Il fidanzamento vede tutto a livello macro, diciamo così, e trascura invece i dettagli. Mentre invece il motto, diciamo così, delle persone che hanno un metaprogramma di chunking down, cioè un visione di dettaglio, è che i dettagli fanno la differenza, no? Quel famoso detto, i dettagli fanno la differenza. E mentre chi ha la visione d'insieme vuol capire una problematica, un qualcosa nell'insieme, chi va a cercare i dettagli vuole capire cosa fare come microattività. E la stessa differenza che potremmo avere tra la macroeconomia e la microeconomia, no? Chi ha la macroeconomia ha una visione d'insieme, una visione dell'Italia, del paese, chi ha la microeconomia è la visione diciamo, della bolletta da pagare, no? Quindi chi si ha una visione chunk down tende a occuparsi proprio del dettaglio, tende a occuparsi del dettaglio. Chunking è la suddivisione, come vengono suddivise le cose. Vediamo un po', vi do la traduzione precisa di chunking. Traduzione, vediamo un po'. Boh, non lo dice neanche. Comunque, il metaprogramma di chunking, suddivisione, esatto, suddivisione, vuol dire suddivisione. Come pensavo, suddivisione vuol dire un pezzo, diciamo così, suddivisione in pezzi, pezzi grandi o pezzi piccoli. Chunk up, suddivido la realtà in grandi pezzi. Esatto, pezzo grande o pezzo piccolo fondamentalmente, no? Il pezzo grande, la suddivisione in pezzi grandi o in pezzi piccoli. Quindi, big chunk, grande pezzo, sì, chunk up anche. Comunque, o pezzo di sopra forse, non so, perché poi le traduzioni dell'inglese, comunque, dal generale al dettagliato. Il concetto è dal generale al dettagliato. Chi ha una visione d'insieme tende a vedere, diciamo così, le cose, i dettagli, va a vedere il micro dettaglio. E anche in una relazione sentimentale affettiva si va a occupare dei dettagli. Si va a occupare, magari che oggi mi hai detto quella cosa lì, mi hai detto quell'altra cosa là, sei stato scortese, vado a vedermi i fatti specifici, le cose specifiche. Però mi perdo la complessità del problema in generale. Sono persone, tra l'altro, che chi ha il chunk down, che oggi diciamo, fare bocconi, sì, oggi litighiamo io e te, abbiamo un problema, ma io non ho una. Chi ha la visione dettagliata è più difficile da gestire da questo punto di vista, più difficile o più facile, perché comunque. Come dire, se io litigo con te oggi per un problema che ne so, che hai fatto una cosa che io non avrei voluto facessi, insomma, c'è stata un'incomprensione, io vado a perdermi la visione d'insieme, mi perdo il fatto che sono 3 anni che stiamo assieme e che quindi, vabbè, ci sta che quel piccolo dettaglio. No, mi concentro sul dettaglio e mi perdo un po' la visione d'insieme. Chi invece ha un metaprogramma di insieme, diciamo così, non bada alla cosa dettagliata.
È ovvio che i metaprofili